Sono Mario Busso, il curatore nazionale della Guida Vini Buoni d'Italia, Touring Editore. Ormai siamo all'ottava presenza qui a Merano, anche perché è una scelta che abbiamo voluto e abbiamo condiviso con Merano Wine Festival, in particolare con Helmut Köscher, perché abbiamo una certa unità di intenti. Prova ne sia stamattina che, senza volerlo, abbiamo sostanzialmente accomunato gli stessi personaggi su progetti molto simili. Adesso ne parleremo ancora e probabilmente, per non fare tante differenze, aggregheremo il tutto e faremo una cosa unica. Ma intanto sono contento per l'affluenza del pubblico, perché devo dire che tra stampa e produttori presenti qui il Teatro Puccini era veramente stracolmo, ma soprattutto è questa entusiasmo, questo sorriso che vedo nei produttori quando vengono premiati, e sento a volte che telefonano anche in redazione emozionatissimo persone che hanno già ricevuto più premi in annate diverse, e sembra sempre la prima volta, quindi c'è sempre questa emozione che commuove anche noi, che alla fin fine diamo un premio a quello che è il loro lavoro, quindi al loro impegno. E devo dire che qui la sede di Merano per noi è una sede che abbiamo voluto, abbiamo ricercato e, ripeto, abbiamo condiviso con Helmut, proprio perché intanto qui arriva un pochino la crema di quella, la crema d'eccellenza, quindi lo uso in termini chiaramente positivi, della vitivinicoltura italiana. E poi l'ambiente secondo me non solo della città di Merano, che è una città splendida, vuoi anche per l'iniziativa, ma perché rappresenta un po' un ponte verso l'Europa e quindi verso il mondo mitteleuropeo, che è quello che predilige soprattutto i vini italiani, senza parlare poi chiaramente dei paesi extraeuropei. Ma rimanendo qui senti proprio quest'aria, respiri quest'aria di internazionalità che apprezza i vini italiani. Vini da vitigni autoctoni, perché noi, quando siamo nati 11 anni fa, abbiamo voluto privilegiare i vitigni autoctoni, i vini da vitigni autoctoni, proprio perché si stava andando a un'internazionalizzazione del vigneto Italia, perdendo quelli che erano i connotati propri della vitivinicoltura italiana. Oggi le cose sono cambiate perché c'è una maggiore sensibilità dei produttori verso la propria terra, il proprio territorio, ma anche perché i vitigni autoctoni e i vini che ne derivano sono un'arma importante per il mercato, proprio perché il mercato sta privilegiando questa che è la tipicità italiana. Bisogna fare però un grosso lavoro, nel senso che se ne è parlato stamattina, se ne è parlato con l'onorevole De Castro, anche con gli importanti interventi che ci sono stati. Bisogna aggregarsi, bisogna fare forza, bisogna fare sinergie, sistema, per poter arrivare all'estero. Con grande soddisfazione quest'anno abbiamo raggiunto la corona dei vini buoni d'Italia col nostro Gran Masetto, il vino più importante della nostra gamma. Veniamo a Merano ormai da una decina d'anni, con molto piacere siamo fra i rappresentanti forti del Teroldego, un Teroldego che quest'anno viene premiato su più fronti, e questo ci dà un particolare piacere, un particolare orgoglio, per cui è uno stimolo per continuare, per fare sempre di più, sempre meglio. Innegabilmente è una gioia ricevere questi premi, perché sono delle gratificazioni di un lavoro che va avanti da tanti anni. Io ho tutta la mia vita l'ho passata a fare il vino, l'azienda è cresciuta intorno a me, quindi l'oggi avere questi riconoscimenti per questo lavoro è una grande gioia personale e una soddisfazione di un lavoro fatto bene. Non è arrivato solo la corona della Guida Vini Buoni d'Italia, ma sono arrivati anche 3 bicchieri, è arrivato, insomma, tante belle cose che mi gratificano di un'annata bella, gioiosa. Questo 2013 me lo ricorderò con molto piacere.